È stato ritrovato il bimbo di 10 anni scomparso da alcuni giorni. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Il mistero che ha tenuto in ansia un'intera comunità sembra finalmente risolversi con un colpo di scena inaspettato. Mohamed, il giovane di soli 10 anni proveniente dalla Tunisia, è stato ritrovato sano e salvo dopo una notte di apprensione. Tutto è cominciato nella notte tra il 12 e il 13 marzo, quando il giovane Mohamed si è allontanato da casa senza lasciare traccia. Le ricerche, coordinate con precisione dalle autorità locali, hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Ma la domanda era: dove si era nascosto il piccolo? Ecco che arriva il colpo di scena. Mohamed è stato individuato a Palermo, nei pressi della chiesa di Santa Chiara. La sua presenza lì, così lontana dalla sua dimora, ha sollevato un velo di mistero ancora più fitto. Come ha fatto il giovane a spostarsi così lontano e cosa lo ha spinto a farlo? Le sue due sorelle maggiori, anch'esse senza genitori in Italia, hanno certamente vissuto momenti di apprensione. Ma ora, con il ritrovamento del fratellino, la storia assume una nuova piega. Il sindaco Giovanni Buttò ha condiviso l'angoscia di tutti i cittadini di fronte alla scomparsa del giovane e vi è stata da parte sua un'attiva partecipazione alle ricerche. E ora, con Mohamed al sicuro, possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ma la storia non è ancora finita, in quanto sono ancora in corso le indagini sulla sua famiglia. Vi terremo aggiornati